La Valdinievole Montecatini ha dato il via alle danze per la stagione 2021 con una serata dove ha presentato alcuni giocatori che saranno a disposizione di Mister Mucedola. Alcuni perché il calciomercato non è ancora terminato. È infatti atteso un attaccante giovane ma con esperienza. Tra i veterani spicca Matteo Ghimenti, classe 1999, alla sua terza stagione in biancoceleste dopo una pausa a Prato. Il difensore centrale aveva infatti totalizzato ben 34 presenze nel campionato di Serie D e una ventina nella scorsa stagione. Poi Filippo De Goghi, attaccante, classe 1983, con un trascorso sui campi di Prato, Pistoiese, San Giovannese, Givi Borgo, Gavorrano, Montevarchi, Aglianese ed infine Michele Fiscella, classe 2002, prelevato dal Pontedera. Contentissimo di iniziare questa esperienza qui a Montecatini. Mi è piaciuto fin dall'inizio l'organizzazione della società e anche il progetto, che è molto importante, un progetto basato sui giovani. E niente, poi anche la città mi è sempre piaciuta. È il primo anno che faccio con la gente, con i grandi, diciamo. Spero di dare il più possibile alla squadra e di mettermi in gioco. La squadra giovane quest'anno, sono andati via tanti ragazzi l'anno scorso e ho parlato con il mister, con la società, hanno delle buone intenzioni e ho deciso di sposare il progetto. Perché c'era delle proposte anche abbastanza allettanti fuori zona. Ho valutato bene la situazione e poi ho fatto le mie scelte.